Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Piero Angela ha lasciato un'eredità incredibile. Ecco chi prenderà il suo posto e a quanto ammonta la cifra del patrimonio. Nella mattina del 13 agosto, Alberto Angela ha pubblicato una foto per dare l'addio a suo padre, il divulgatore scientifico e giornalista Piero Angela, amato da tutti gli italiani per via del suo programma Super Quark. Ed è proprio la pagina del programma di Rai 1 a pubblicare una lettera postuma dove il conduttore saluta i suoi fan dicendo che è stata un'esperienza fantastica ma che anche la sua natura ha avuto il suo corso, concludendo ad invitare tutti i telespettatori a fare qualcosa di buono per questo paese molto difficile. Piero Angela, ecco l'eredità lasciata alla sua famiglia. Piero Angela, aveva una malattia da cui stava lottando da tempo e sapeva che la sua vita sarebbe finita da un momento all'altro, per questo motivo ha trovato il tempo di scrivere delle parole e consegnare la lettera alle pagine social del programma, chiedendo di pubblicarla quando sarebbe passato a miglior vita. Prima di morire, il conduttore aveva terminato i suoi progetti, ossia condurre l'ultima edizione di Super Quark, con l'ultima puntata andata in onda il 10 agosto e incidere un disco jazz di pianoforte. Sembra che il giornalista abbia voluto attendere l'ultima puntata della 28esima edizione del suo programma prima di andarsene per sempre, come per dare un ultimo saluto ai suoi telespettatori. Al momento non sappiamo se il programma proseguirà con un altro conduttore, ma in molti, sui social, ipotizzano che a prendere le redini del programma possa essere proprio Alberto Angela, suo figlio. L'uomo ha affiancato spesso suo padre all'interno della trasmissione insieme a Piero Angela, ideò il programma Il pianeta dei dinosauri, andato in onda nel 1993, e Viaggio nel cosmo del 1999. Sembrerebbe, quindi, che sia proprio suo figlio a prendere l'eredità televisiva di suo padre, mentre per quanto riguarda il suo patrimonio sembra che Alberto dovrà dividerlo con i suoi figli Riccardo, Edoardo, Alessandro e sua sorella Christine. Il patrimonio di Piero Angela. Nel 2017 lo stesso Alberto, secondo alcune indiscrezioni, era arrivato a percepire dalla Rai un ingaggio di circa 400.000 euro a stagione, che con altri programmi in seguito realizzati per la Mediaset e via dicendo si è ammontato a 950.000. Pertanto è pensabile che il patrimonio lasciato da suo padre sia molto più proficuo, dato i 70 anni di carriera e il fatto che sembra avesse un ingaggio molto più cospicuo rispetto a quello di suo figlio. Ovviamente queste cifre non hanno alcun fondamento certo, ma sono solo frutto di alcune indiscrezioni che nel corso degli anni sono trapelate e per cui non c'è nessuna certezza su di esse. Quello che possiamo dire però, è che Piero Angela ha lasciato in eredità alla sua famiglia e a tutti noi una cultura e una conoscenza che non avremmo mai pensato di ottenere se non avesse deciso di creare e condurre Quark nel 1981. E noi non possiamo che essergli grati. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.